Palazzetto dello Sport di Latina, sesta giornata di ritorno del girone B della Serie A dilettanti. In campo alla sinistra dei teleschermi, in questo momento vediamo comunque inquadrata la squadra di casa della Benacquista Assicurazioni Latina. Dall'altro lato del campo, la prima in classifica, la Scinelco Trapani. Trapani che proviene da una soffertissima ma importante vittoria in casa domenica scorsa contro l'Ostuni, mentre Latina dalla brutta sconfitta in Sicilia con l'Agrigento, ultimo in classifica. Vedete ancora inquadrata la formazione ospite, tanti ex nel Trapani, dalla panchina con i coach Benedetto e il suo vice Ortensi, Latinezze puro sangue quest'ultimo, e poi il numero 14, vedete inquadrato in questo momento, Luca Bisconti, poi il numero 7 e il numero 20, Ariel Svoboda, e il numero 12, Gianni Cantagalli. Si va a cominciare, gli arbitri dell'incontro sono Colasanti, vedete ancora inquadrata la formazione del Trapani, in primo piano Ortensi, gli arbitri Colasanti di Firenze e Ceratto di Castellazzo Bormidar. Rapidamente un primo intervento del collega Mario Pellegrini, prima contro sesta in classifica, quinta in classifica, sesta in classifica, perché Latina sta lì, quali le difficoltà per il quintetto pontino? Io penso che il problema più grosso, innanzitutto buonasera a tutti gli amici telespettatori di Latina di Trapani, penso che il problema più grosso per il Latina sarà l'impatto mentale, cioè entrare in gara sicuramente col, fisicamente e mentalmente con il piglio giusto e non avere quei blackout che l'hanno un po' contraddistinta in qualche special modo nelle partite. Il basket, andiamo a vedere subito i quintetti in campo, la formazione ospita con il numero 8 Cappani, con il numero 10 Santa Rossa, con il numero 7 Evangelisti, con il numero 4 Guarino, con il numero 12 Gianni Cantagalli, lascia in panchina Bisconti e Svoboda, coach Benedetto, la partita è lunga. Dall'altro lato quintetto base per Latina con l'unica mezza novità di Panzini subito in campo al posto di Paparella, poi per il resto Ruini, Rossetti, Santa Rossa ed Amoroso. Salto a due, palla data a Latina per intromissione sull'assalto. Ecco, vedete inquadrato l'arbitro Ceratto che concede il pallone a Matteo Rossetti per Panzini. Su di lui è Guarino, marcamento uomo da parte del Trapani. Rossetti, Amoroso per Soloperto. Gira Soloperto, primo canestro di Soloperto e subito il fallo fischiato a Cristian Cappani. È stata proprio una lotta a suon di spinte sotto i tabelloni. 2,05 metri Cappani, 2,010 metri Soloperto, 2-0 Benacquista Assicurazioni Latina. Sbaglia Soloperto il pallone adesso, Walter Santa Rossa, Cantagalli, Evangelisti, Evangelisti e Santa Rossa, 3-4 di grande valenza. Ecco Evangelisti, va uno contro uno e supera Amoroso, recupera il pallone, sbaglia la rimessa Benacquista Assicurazioni, recupera il pallone Francesco Guarino, Cantagalli, Evangelisti, Santa Rossa, su lui Amoroso, ancora Santa Rossa, Cantagalli, va arresto e tiro, sbaglia, rimbalzo di Amoroso per Ruini, punteggio 2-2, 8:50 da giocare. Vedete inquadrato Panzini, lui Guarino cerca la penetrazione, Panzini sfortunato, recupera Evangelisti, cerca il costo costo Evangelisti e lo trova, fatto tutto il campo. Ecco Mario, Latina non deve permettere questo costo costo, queste azioni individuali. Certo, sono stati due canestri quelli degli ospiti, veramente
diciamo, ingenui. Probabilmente anche tutte e due le squadre stanno sentendo molto questa partita. Si è visto subito l'atteggiamento in campo, tutte e due marcamento uomo, per cui speriamo bene, dai. 5-4 con la tripla di Capitan Ruini per la Benacquista Assicurazioni. Guarino, Evangelisti su due, Rossetti recupera Matteo Rossetti, il fallo di Evangelisti. Buono il recupero di Matteo Rossetti, vedete inquadrato Matteo Rossetti, gioca alla piccola in questo momento. La rimessa effettuata da Ruini per Panzini. Rossetti, solo aperto, molto alto, rischiato i passi, solo aperto, e poi Rossetti, e poi il secondo fallo a Cappanin, e si prepara ad entrare, avete visto inquadrato pivot ospite, si prepara a entrare Luca Bisconti, già due falli in due minuti e mezzo di gioco. Rossetti recupera, Guarino ancora una palla recuperata, seconda palla recuperata per lui, Guarino per Santa Rossa, poi Cantagalli, passi, incredulo Cantagalli, ecco, vedete inquadrato Gianni Cantagalli. Punteggio 5-4, 7-28 alla fine del primo quarto. Matteo Rossetti, adesso Panzini, marcato da, ancora una palla persa, marcato da Guarino, vedete Amoroso non è riuscito a controllare il passaggio, Amoroso, Gianni Cantagalli alla rimessa. Guarino, marcamento uomo aggressivo da parte della Benacquista Assicurazioni. Ancora Guarino per Evangelisti, Santa Rossa, e riesce Santa Rossa, come prima era riuscito Evangelisti, sempre nell'uno contro uno a superare Amoroso. Certo, c'è qualcosa sotto la campana nel punto topico del campo, nei marcamenti, evidentemente c'è ancora qualcosa da quadrare per quanto riguarda il Latina. Per quanto inoltre bisogna giocare più di squadra, perché vedo che hanno iniziato un po' con troppo individualismo. Solo aperto, libero, solo aperto, può tentare la tripla e la trova, solo aperto. 8-6 Benacquista Assicurazioni, 2 metri di spazio, solo aperto è stato invitato a tirare e ha tirato e ha realizzato. Santa Rossa si gira, ancora segno Santa Rossa, 8 pari. Rossetti, fallo di Guarino, si è spostato Guarino, cercato lo sfondamento Francesco Guarino, si accusa subito del fallo. La rimessa effettuata, vedete che si sposta Matteo Rossetti, protesta Giovanni Benedetto, voleva lo sfondo. Panzini, Ruini, ancora uno spazio per tirare, sbaglia questa volta Ruini, Santa Rossa, fallo di Amoroso su Santa Rossa. Vedete Francesco Amoroso inquadrato, punteggio perfetto a parità, 8 pari e 5,57 da giocare. Rimessa laterale effettuata da Evangelisti, Marco Evangelisti, linea laterale per Cappanni. Evangelisti chiama lo schema, funge da play in questo momento, 10 secondi ancora di possesso palla, Evangelisti arresta e tiro, sbaglia, rimbalzo di Cappanni, sbaglia, l'ultimo a toccare è stato lo stesso Evangelisti. Vedete Marco Evangelisti rientrare, spiegazioni di coach Benedetto ai suoi giocatori. 5:40 da giocare, punteggio perfetto equilibrio. Panzini, ora Panzini scarica per solo aperto al 2, realizza Matteo solo aperto, quinto punto per lui, 10-8 Benacquista Assicurazioni. Stoppata poi di Ruini,
su Guarino. Francesco Guarino in primo piano. Cappanni, Cantagalli, Guarino. Evangelisti libero per la tripla. La trova. Ripassa in vantaggio Scinelco Trapani, 11-10, 5-0-6 da giocare nel primo quarto. Pronto sul cubo del cambio, uno degli ex di questa gara, Ariel Svoboda. Intanto piede, tocco di piede di Amoroso. Esce Cantagalli, entra Svoboda, vedete inquadrato l'ex Latina, Ariel Svoboda. Grande protagonista, Mario, della promozione in Lega 2 della Lora B Latina. Certo, lui è molto legato ancora a Latina e anche i tifosi sono molto legati a Ariel, che veramente ha dato molto per questa squadra. Diciamo che sia lui che Luca Bisconti, Cantagalli è stato solo un anno, hanno lasciato tanto a Latina. Sicuramente sì, un segno sia sotto il profilo umano che sotto il profilo tecnico. Due ottimi giocatori e due bravissimi ragazzi. Senza dimenticare coach Benedetto, il coach della promozione, Leo Ortensi, che tu conosci molto bene. Certo, Ortensi magari è un po' una bandiera perché tanti anni a Latina. Il coach è stato un anno trionfale per lui, ha vinto il campionato e ci ha portato lo storico traguardo della 2. Intanto Cappanni sforca il pallone di Amoroso. Amoroso chiede il fallo. Rimessa, ecco, vedete Francesco Amoroso. Rimessa dal fondo di Matteo Rossetti. Amoroso, su lui è Santa Rossa. Ancora una palla persa dal Latina. Svoboda un po' in ambasce Amoroso in questo inizio partita. A segno ancora Santa Rossa. 13-10 Trapani. Buono l'assist di Soloperto, sbaglia Ruini, conquista il rimbalzo d'attacco Rossetti, recupera ancora Rossetti, premiato Rossetti. Dicevamo, Mario, premiato Rossetti per la grinta. Sicuramente sì, è stato molto bravo, ci ha creduto, è andato al doppio rimbalzo, l'ha presa e ha realizzato, anche se prima Ruini l'ha sbagliato un canestro fatto. Santa Rossa ancora, sbaglia questa volta. Però recupera la palla vagante in attacco Santa Rossa. Guarino, arresto e tiro, sbaglia Guarino, solo aperto per Panzini, vedete Lorenzo Panzini, palleggio per Amoroso, solo aperto, ancora il tiro, sbaglia Guarino. Si prepara un doppio cambio per Latina, fallo di sfondamento di Evangelisti, decretato da Ceratto di Castellazzo Bormida. Esce Amoroso, entra Fattori, esce Panzini, entra Paparella. 3-0-9 dalla fine del primo quarto, entra anche Bisconti, avete visto rapidamente il passaggio di Bisconti, questo è Paparella, Emiliano Paparella, quindi a guidare adesso la squadra pontina. Ecco Mario, forse la partita meritava più pubblico, però bisogna tener conto che è un giorno infrasettimanale. È un anno un po' strano per questa società, perché purtroppo i tifosi anche la domenica non è che sono molto presenti qui al palazzetto. Comunque questa era una partita che meritava, diciamo l'alibi della giornata feriale. Purtroppo alle 18 tutte le attività sono ancora in funzione. È andata così. Recuperati due palloni in attacco dalla ben acquista. Rossetti, Paparella. Paparella per Soloperto. Buono il gioco a due. Paparella Soloperto. E Soloperto sta facendo la differenza a favore del Latina, Mario. Sì, veramente, ha avuto un inizio di campionato un po' titubante, ma adesso è qualche domenica che sta veramente andando bene, e vedo che c'è anche una mano calda perché prova poco, però anche molte volte realizza da tre. 2-17 da giocare, 14 ben acquista assicurazioni, 13 Scinelco Trapani, Paparella alla guardia di Guarino,
la rimessa del Trapani con Marco Evangelisti. Evangelisti per Guarino, su di lui adesso è Pavarella, è uscito Panzini. Evangelisti, ancora a segno Evangelisti. 15-14 Trapani. Due minuti alla fine dei primi 10 minuti di gioco. Pavarella cerca la tripla, tocca per miracolo il ferro. Pavarella, scelta un po' azzardata, troppo presto se non altro, e viene fischiata infrazione a Guarino. Palla accompagnata, il time out richiesto da Gigi Salzano, l'allenatore della Benacquista Assicurazioni. Come possiamo giudicare questi primi 8 minuti e mezzo di gioco, Mario? Beh, diciamo che complessivamente le squadre stanno un po' al di sotto tutte e due del loro standard normale. Il Trapani forse quella un po' meno, il Trapani che sta veramente, pensavo forse come inizio qualcosa di più, però diciamo che ancora siamo al primo quarto e le cose andranno per il meglio. Comunque il Latina dovrà rimanere concentrato, perché anche il Latina vedo che con un po' più di attenzione, special modo in fase difensiva, può limitare veramente la squadra siciliana. Vedete inquadrata la Benacquista Assicurazione di spalle. Si può tornare in campo, terminato il time out. Latina ha cambiato due uomini rispetto al quintetto base, così come Trapani. Diciamo che Trapani è il quintetto base. Ecco, infatti io lo stavo notando, che ha iniziato con Bisconti e Svoboda in panchina, ma adesso evidentemente coach Benedetto ha capito che deve contare sui titolari, perché ricordiamo che la forza del Trapani è proprio il quintetto titolare. Perde il pallone Soloperto dopo la guardia attenta di Bisconti. Bella lotta, Svoboda, Guarino, Bisconti contro Soloperto, si invertono le difese. Questa volta è il fallo su Bisconti da parte di Rossetti. Oggi Soloperto, fallo di Soloperto, numero 9. Vedete, Paolo Soloperto cerca di fare capire, comprendere le sue ragioni al duo arbitrale. La rimessa effettuata da Guarino per Svoboda. Evangelisti, Bisconti, Luca Bisconti, lui è Rossetti, si raddoppia, cerca di andare al tiro, sbaglia Bisconti. Pavarella costo costo, poi si arresta, tiene il gioco. 55 secondi alla fine del primo quarto. Emiliano Pavarella, Fabio Ruini, Fattori, a segno Giovanni Fattori. 16-15 Latina, 35 secondi al termine della prima frazione di gioco. Svoboda, Guarino, Bisconti per Evangelisti, Sincune Evangelisti, e supera Soloperto. Passo molto lungo quello di Evangelisti, più uno Trapani. Ultima azione d'attacco, l'ultimo tiro di questo primo quarto della Benacquista Assicurazioni. Pavarella deve andare al tiro, ci va Soloperto, sbaglia Soloperto, rimbalzo di Santa Rosa, e termina il primo quarto, 17-16 Trapani.
Tutto è pronto per iniziare il secondo quarto. Vedete inquadrato il tabellone, 17 Trapani, 16 Benacquista Assicurazioni Latina. Si ricomincia la rimessa del Trapani con Ariel Svoboda, vedete inquadrato di spalle, chiede il pallone Ceratto per Guarino, su di lui è Paparella. Svoboda, Evangelisti ancora, arresto e tiro, ancora segno Evangelisti. ...19-16... Cinelco, Ruini, accaduto da Svoboda, cerca di uscire dal blocco, può andare al 2, Ruini a segno, è molta distratta qui la difesa del Trapani, ha lasciato un'autostrada Ruini, che è rimasto per qualche istante indeciso sul da farsi. Evangelisti sbaglia, rimbalzo di Santa Rossa, Evangelisti, corre Evangelisti, uno contro uno, è troppo facile superare solo Perto, 2-10 nell'uno contro uno. Evangelisti ha un passo, un primo passo lunghissimo, Mario. È micidiale, non bisogna mai lasciarlo uno contro uno, toccherà prendere qualche provvedimento nella marcatura di Evangelisti, che sta diventando veramente un'arma letale. Intanto sbaglia Fattori, rimbalzo di Santa Rossa, 21-18 per Scinelco, Visconti, Guarino apre per Svoboda, cerca la tripla Svoboda e la trova, la prima tripla e il primo allungo del pomeriggio, 24-18, il timeout subito chiamato da Gigi Salzano. Vedete inquadrato in questo momento la panchina della Benacquista Assicurazioni, Mario, è il primo vero vantaggio di una delle due squadre. Sì, dicevamo all'intervallo, speriamo il secondo quarto che sia diverso dagli altri quarti, perché il secondo e il terzo quarto sono stati un po' il centrale della gara, sempre un po' difficoltoso per Latina. Domenica scorsa soprattutto ad Agrigento, da non ricordare. Certo, micidiale, speriamo che questo time out sia servito per cercare a Salzano di ritirarli su, ma penso che sia una questione mentale, speriamo bene, dai. Andiamo adesso a zoomare sulla panchina del Trapani, mentre il duo arbitrale Colasanti e Ceratto fischiano la fine del time out. Vedete Leonardo Ortensi inquadrato, latinese puro sangue da quest'anno sulla panchina del Trapani, a seguire coach Benedetto. Allora cambio nel Trapani, è uscito Francesco Guarino, è entrato Gianni Cantagalli, rientra quindi Cantagalli a portar palla, probabilmente Svoboda, intanto è entrato pure Rotondo nella Benacquista Assicurazione, è uscito solo Perto, è rientrato Amoroso ed è uscito Rossetti, sempre a uomo Trapani, Amoroso, due Evangelisti. Sbaglia Evangelisti, ma trova la palla vacante Rotondo, sbaglia Paolo Rotondo, Svoboda, piede, e purtroppo con questo 6-75 si è allargata la zona dei tre punti, ma le linee laterali sono rimaste invariate, cioè la larghezza del campo è rimasta invariata, per cui spesso e volentieri, diciamo che volentieri no, comunque spesso i giocatori mettono il piede sulla linea laterale. Ruini, lui è Svoboda, arresto e tiro di Ruini, sbaglia, rimbalzo di Visconti e il fallo di Ruini, ci sembra fallo di Fabio Ruini. Noto che veramente sta mancando un po' l'appuntamento capitano Ruini sta dando per ora un poco a porto, infatti ecco il coach Salzano lo cambia e rientra in campo Rossetti, anche se poi Ruini ha realizzato 5 punti dei 18 della Benacquista Assicurazione. Cantagalli porta lui palla, Santa Rossa in campo dal primo minuto insieme ad Evangelisti e il tap in di Luca Visconti, 26-18, più 8 Trapani.
Amoroso cerca la tripla, sbaglia, tocca il pallone, lo sporca Luca Bisconti, cambio, entra Luca Tardito nel Trapani, esce Walter Santarossa. Luca Tardito, 2 metri, giovanissimo, 22 anni per lui, giovane diciamo, non giovanissimo, 22 anni per lui. La rimessa di Amoroso, Giovanni Fattori scarica su Rotondo, perde il pallone Rotondo, Bisconti, il fallo di Rotondo, esce crediamo Rotondo, pronto a entrare Emijuru, vediamo se c'è questo campo, questo cambio, Frederick Emijuru, esce Rotondo, entra Emijuru, Bisconti, ecco, ha cambiato atteggiamento tattico Latina, già dall'azione precedente zona Evangelisti, arresto e tiro di Evangelisti e a segno sempre Evangelisti, 28-18, una mitraglia Mario. Evangelisti non sbaglia mai, purtroppo non lo so, bisogna se ci si riuscirà a fare qualcosa, ma chiaramente non diamo noi a conoscere, si sa che è bravo, molto bravo, però diciamo almeno limitarlo nelle conclusioni. Anche Emijuru perde un pallone in attacco, Cantagalli più 10, Scinelco 6-18 alla fine del secondo quarto, sbaglia l'appoggio Tardito per Bisconti, Paparella, Emijuru, Paparella, Amoroso, cado da Bisconti, uno contro uno, sbaglia nettamente Francesco Amoroso, Svoboda, fallo di Rossetti involontario, diciamo uno sgambetto, ma erano in corsa tutti e due, fortunatamente Tardito non si è fatto niente, vedete inquadrato, avete visto per un attimo inquadrato Matteo Rossetti, rientra Ruini ed esce Amoroso, vedete Tardito inquadrato, cerca di trovare un po' la quadratura del cerchio, ma è il solito secondo quarto del Latina, veramente veramente non so, c'è qualcosa, ce l'ha questo secondo quarto, non si riesce a capire, speriamo. Tardito in lunetta, a segno Tardito, top scorer Evangelisti, Ruini, 30-18, Rossetti, Ruini, Rossetti, un altro pallone perso, proprio non c'è la ben acquista, purtroppo lo dobbiamo dire, tante palle perse, tanti errori, ancora c'è Agrigento non tanto nelle gambe quanto nella testa Mario. Sì, vedo che non è cambiato molto rispetto alla partita di Agrigento, comunque è un periodo a dire la verità che succede sempre questo. Tardito, Cantagalli, Tardito, va uno contro uno Tardito su Fattori, stoppato, recupera Rossetti, poi avete visto la stoppata, Ruini, va in percussione Ruini, poi scarica su Fattori, cerca la tripla e la trova Giovanni Fattori, un po' di ossigeno per la ben acquista assicurazioni, 30-21 Trapani, Cantagalli, Evangelisti, scivola Rossetti, recupera Emijuru, ma poi Tardito ruba il pallone, Bisconti, ora Bisconti si gira e tira, il fallo di Fattori su Luca Bisconti, quarto fallo di squadra ci sembra per la ben acquista assicurazione, rientra Guarino, esce, ecco vedete Fattori, ecco Giovanni Benedetto fa respirare Evangelisti, respirerà anche Latina? Speriamo, beh evidentemente ha speso molto in un quarto e mezzo diciamo, per cui è giusto un po' di pausa anche per Evangelisti. Bisconti intanto realizza, 31-21 più 10 nuovamente per Scinelco Trapani.
Ancora segno, più 11. Paparella, quasi perde il pallone Paparella. Sfondo, sfondo, giusta la decisione. Giusta la decisione dell'arbitro. Sfondo di Paparella. Esce Paparella. Vedete inquadrato Guarino. Ecco Paparella che esce. Rientra Panzini. La rimessa effettuata da Cantagalli, intanto si sta provando ad asciugare il terreno di gioco. E Ariel Svoboda aiuta la bambina della Benacquista Assicurazione. Si riprende Cantagalli per Guarino, su lui è Panzini. Più 11 Trapani, 4 e 28 alla fine del secondo quarto. Cantagalli, Svoboda, gli sconti, lui è Emigiuru, Tardito, buona la circolazione di palla del Trapani, 34-21, passi di Ruini, è veramente fuori dal gioco Latina. Sì, veramente un blackout completo, non si riesce a capire il perché. Teniamo conto che c'ha di fronte veramente una corazzata, però no. Palle perse non dipendono dalla corazzata. Non si possono regalare molte palle così come sta facendo la Benacquista. Certo che Trapani non sta sbagliando niente. No, questo è pure vero, però come si dice, sbaglia uno e azzecca l'altro. Intanto fallo a favore del Trapani, un fallo giusto probabilmente dei Maggiur ai danni di Bisconti. 3.50 alla fine, più 13, rientra Soloperto e proprio nel momento in cui Soloperto è andato in panchina un po' a riposarsi, Trapani ha preso là. Anche lui c'ha bisogno di riposo, però forse è stato troppo tempo fuori, non lo so. Due tiri liberi per Luca Bisconti. 34-21, 3.50 alla fine. Assegno Bisconti, 3 su 3 lunetta. Bisconti è migliorato molto anche su questo fondamentale. Ancora assegno. 36-21, più 15. Fattori. Ruini. Rossetti, fallo di Svoboda su Rossetti. Sta diventando un problema superare la metà campo, molto aggressiva la squadra siciliana, ma noi non riusciamo a far circolare la palla in nessun modo. 3.38 da giocare, solo 21 punti della Benacquista Assicurazioni in 16 minuti e mezzo di gioco. Fattori, Panzini. Ancora Panzini, arresto e tiro, cortissimo, recupera il pallone però Fattori, sbaglia, rimbalzo di Tardito, non va. Guarino, uno contro uno, poi scarica esternamente Guarino, anzi no, arresto e tiro di Guarino, sbaglia, rimbalzo di Fattori. Ruini, 3 minuti alla fine della prima parte di gara. Soloperto, vediamo se riesce a sfruttare la sua altezza, sbaglia Soloperto, poi il tap-in di Panzini, il fallo di Tardito su Panzini. Un tiro libero per Lorenzo Panzini, 36-23 il punteggio. Panzini sulla linea del tiro libero. Sbaglia, rimbalzo di Bisconti, Svoboda. Bisconti. Guarino. Bravo Guarino, fallo di Rossetti. 38-23. Esce Salzano. Esce Salzano, Salzano fa il cambio, esce Rossetti, entra Amoroso. Questi cambi continui
Forse non sono anche la ricetta giusta, Mario. Probabilmente anche il coach in questo momento non riesce a capire neanche lui il motivo di questo secondo tempo micidiale. Ma purtroppo è una cosa che si ripete sistematicamente tutte le partite. I giocatori sono questi, speriamo che dopo il riposo entreranno con un altro impulso e un'altra cosa. Certo, il divario adesso è molto, già 15 punti. Sono 16 per la precisione. Intanto fallo di Cantagalli su Panzini. Latina ha esaurito il bonus, mentre invece Trapani ancora due falli. 2:47 alla fine, vedete Lorenzo Panzini. Amoroso per Panzini. Ora Panzini. Francesco Amoroso. Solo aperto, alto. Panzini può andare alla tripla. Realizza Lorenzo Panzini. 39-26. Latina recupera un po', meno 13. Guarino. Svoboda. Supera Amoroso. Non riesce a tenere Francesco Amoroso Svoboda, così come prima non è riuscito a tenere Evangelisti o Santa Rossa quando era sui due siciliani. Ruini, fallo di Bisconti su Fabio Ruini. 1:55 da giocare, vedete Fabio Ruini che può andare in lunetta, il capitano della Benacquista Assicurazioni. Va in lunetta. 41-26, 41-28 con l'ultimo canestro. Adesso c'è il tiro libero, vediamo se Latina riesce ad andare a meno 12. 1:55 da giocare, meno 12, recuperati 4 punti, almeno c'è la voglia di combattere. Guarino pronti a rientrare, Santa Rossa e Cappani nel Trapani. Svoboda sbaglia la tripla, Ariel Svoboda non trova neanche il ferro. Ecco il cambio, esce Bisconti, entra Cappani, esce Tardito, rientra Santa Rossa. Il time out chiamato da Giovanni Benedetto, vedete inquadrato in questo momento il coach della promozione della Bilatina due anni fa insieme a Leonardo Ortensi. Suggerimenti per questi ultimi 94 secondi, vedete Ortensi. E poi tra poco andremo anche sulla panchina della Benacquista Assicurazioni Latina. Ecco pronto il nostro cameraman a seguirci, di spalle il vice coach Ciccio D'Alessio con la giacchettina rossa, vedete Gigi Salzano. Ecco D'Alessio che si gira a guardare il tabellone. 1:34, 41-29 Scinelco Trapani. Latina sembra in leggerissima ripresa, se non altro dal punto di vista di grinta, Mario. Speriamo che si riesca a chiudere questo secondo quarto sotto la doppia cifra, già potrebbe essere un'iniezione di fiducia per la ripresa del gioco. Tanto la rimessa del pallone è per Latina, quindi c'è un'azione d'attacco per i pontini. Vediamo Panzini, supera Cantagalli, poi si ferma ancora Lorenzo Panzini. Amoroso su lui e Svoboda, può strettare il mismatch Amoroso con Svoboda, però sbaglia totalmente Amoroso, proprio una scelta sbagliatissima, scellerata quella di Amoroso. Cantagalli per Cappani. Guarino, ancora 8 secondi di possesso palla per i siciliani, per Cappani è fermo completamente. Latina sul gioco a 2. 43-29 più 14, 45 secondi alla fine, poi l'intervallo lungo. Fattori cerca la tripla ancora, Fattori corto il tiro. Guarino
Guarino ancora, perde il possesso palla, Panzini per Ruini, a segno di sinistro, capitano Ruini, 43-31, 12 punti di vantaggio. Svoboda, ultima azione del secondo quarto per la Scinelco Trapani. Ultimo tiro per i siciliani. Svoboda per Santa Rossa e trova la tripla. Santa Rossa ha giocato il pallone fino all'ultimo secondo. 46-31, tanti 46 punti subiti e pochi 31 segnati. Si va all'intervallo lungo. Palazzetto dello Sport di Latina, vedete il punteggio della prima parte di gara, 31 Benacquista Assicurazioni, 46 Scinelco Trapani. Si va a cominciare il terzo quarto, Latina deve recuperare 15 punti di svantaggio, uno svantaggio pesante. Rimette Gigi Salzano la formazione del primo quarto, col 4 Panzini in regia, Solo Perto 9, Rossetti 20, Amoroso 15, Eruini 6. Dall'altro lato Trapani con Guarino 4, 10 Santa Rossa, 8 Cappani, 9 Svoboda e 17 e 7 Evangelisti, che accuso i primi due quarti con 17 punti al suo attivo. Fallo di Cappani, terzo fallo. Vedete Colasanti dare il fallo a Cappani, terzo fallo per lui. Rossetti per Panzini, a segno Lorenzo Panzini, 46-33, Evangelisti, su lui e Rossetti. Svoboda, ancora Svoboda, Santa Rossa, Svoboda, deve andare al tiro Trapani, ci prova con Santa Rossa, sbaglia nettamente, rimbalzo di Solo Perto per Panzini, Ruini. Fabio Ruini cerca il tiro dalla lunghissima distanza e lo trova. 46-36, meno 10 Latina, erano 16 sul finire del secondo quarto. Evangelisti, marcatura aggressiva da parte del Latina, Svoboda, Guarino, su lui Panzini, Santa Rossa, marcato da Amoroso, rimbalzo di Cappani, l'ultima a toccare, Solo Perto. Vedete Cristian Cappani di spalle col numero 8. Rimessa effettuata da Evangelisti. La stoppata di Rossetti su Svoboda. Ecco, Latina è rientrato con un altro piglio, Mario. Sì, ci sembra. Aspettiamo un po' perché ancora è un minuto e mezzo. Peccato questo tiro da tre di Ruini. Fallo di Panzini, giusto la decisione arbitrale. Panzini si rivolge a Colasanti, forse chiede il fallo Panzini prima di Guarino. Ecco Francesco Guarino, autore di 9 punti domenica scorsa, partita casalinga con lo Stuni. Evangelisti, lui e Rossetti. Ora Evangelisti e proprio c'ha un terzo tempo incredibile. È un altro passo incontenibile, uno contro uno è impossibile marcarlo. Rossetti, Solo Perto, il 2 Solo Perto, sbaglia,
Rimbalzo di Amoroso, perde il pallone Amoroso, però l'ultimo a toccare è stato lo stesso Amoroso, nessun tocco da parte del Trapani. Svoboda, 7:34 alla fine del terzo quarto, più 12 Trapani. Svoboda ancora, ancora Svoboda, deve andare al tiro Trapani. Credo che questa sia un'azione studiata, perché non è la prima volta a tenere il pallone fino alla fine. E poi passaggio sotto canestro per il lungo, questa volta toccato a Cappante, comunque l'altra volta era Bisconti. Veramente è una fase di gioco studiata, diciamo, durante gli allenamenti. Soloperto recupera Guarino. Latina deve ritornare quella del primo minuto e mezzo. Recupera Panzini, veramente indomito. Lorenzo Panzini, Rossetti, ancora una palla persa. Tanto per recuperare qualche punto e poi le palle perse. Sì, c'è stato un fuoco di paglia all'inizio di questo terzo quarto, però le cose vedo che stanno tornando sul binario del quarto precedente. Ruini rientra in panchina al time out chiamato da Gigi Salzano. 6:39 da giocare, più 14 Trapani. Vedete inquadrata la panchina pontina. Sempre di spalle Gigi Salzano. Turno infrasettimanale questo della sesta giornata di ritorno. Latina domenica andrà a Potenza. Intanto c'è da pensare a questa partita. È uscito solo Perto, è rientrato Rotondo. Vediamo nel Trapani. C'è Cantagalli, è uscito Svoboda. Vengono utilizzati con molta parsimonia sia Bisconti che Svoboda da coach Benedetto. Guarino. Evangelisti. Cantagalli. Guarino. Cerca di sfruttare il blocco di Cappanni. C'è il fallo di Ruini su Guarino, si accusa Fabio Ruini. La rimessa effettuata dal Trapani, Ceratto cede il pallone a Cantagalli. Guarino per Evangelisti. Guarino ancora, su lui è Panzini, stoppato da Panzini. Guarino, ecco Panzini. Ruini, invece di tirare, Ruini scarica esternamente, i fischi del pubblico. Questa era un'azione che Ruini doveva mandare a canestro. Certo, un uomo squadra, quello lì va a canestro, non c'è niente da fare. Evidentemente un po', non lo so, qualche ricomincia a blackout. Guarino. Tanto sbaglia comunque pure Trapani, perché il punteggio è rimasto fermo sul 50-36 da due minuti. Evangelisti. Però Evangelisti, lui non sbaglia mai. 21 punti se non andiamo errati per Evangelisti. Sì, controlliamo il tabellone. 21 punti Evangelisti. Panzini su lui e Cantagalli. 16 punti di vantaggio Trapani. Ruini. Amoroso. Sbaglia Amoroso. Evangelisti. Santa Rossa, Guarino, ancora Guarino, sbaglia Guarino, rimbalzo di Rotondo, Panzini per Ruini, arresto e tiro, e questo deve fare Ruini.
52-39 più 13 Scinelco, Guarino pronti sul cubo del cambio, Paparella e Fattori, Evangelisti, Sdrui e Rossetti, Santa Rossa, Guarino, forse c'era l'infrazione di Santa Rossa, deve tirare il Trapani, cerca di impedirglielo Latina, l'ultimo a toccare è stato Rotondo, ci sembra. Ecco il cambio, escono Panzini e Amoroso, l'ultimo a toccare è stato Trapani, quindi rimessa della Benacquista Assicurazioni. Paparella, Fattori, Ruini, per Rotondo, a segno Rotondo, nuova fiammata del Benacquista, 52-41. Ancora la stoppata di Rossetti, seconda stoppata di Rossetti, però si dimenticano di Cantagalli e va a canestro Gianni Cantagalli per il Trapani. 54-41. Latina cerca di mettere in campo tutta la grinta, scarichi di adrenalina, Fattori, lui e Cantagalli, passi di Fattori, perde quindi questo possesso palla, esce Cappani, rientra Bisconti, la rimessa della Scinelco, Cantagalli, Evangelisti, per Bisconti, il fallo di Rotondo su Bisconti, terzo fallo di squadra della Benacquista Assicurazioni. La rimessa effettuata da Evangelisti, Svoboda in equilibrio precario, infatti sbaglia Svoboda, rimbalzo di Fattori, Paparella per Fattori, Ruini, vedete Fabio Ruini, quadrato, va in percussione, scarica su Rotondo, a segno, 54-43, meno 11, Cantagalli, Bisconti, Bisconti ancora, corto il tiro, Rossetti, Latina sta effettuando il suo sprint, Ruini, ancora Ruini, scarica per Fattori, chiuso da Santa Rossa, Ruini al tiro, sbaglia, rimbalzo Cantagalli per Bisconti, Cantagalli, 2:05 alla fine del terzo quarto, più 11 Trapani. Intanto il fallo di Rossetti su Santa Rossa, ecco Mario, adesso Latina ha esaurito il bonus, dal prossimo fallo tutto in lunetta, può essere questo un momento delicato? Sicuramente sì, sicuramente. Se mancano solo 2 minuti alla fine del terzo quarto, però diciamo che adesso bisogna stare molto attenti, perché adesso ogni fallo si va in lunetta per il Trapani. Trapani che ha commesso un solo fallo fino a questo momento nel terzo quarto. Evangelisti, Santa Rossa, Svoboda, Evangelisti ancora, arresta tiro, il fallo di Fattori, vedete Marco Evangelisti parlare con Bisconti e Svoboda, e va in lunetta, l'avevamo detto proprio pochi istanti fa, ogni fallo un tiro libero, 2 tiri liberi, ecco qua. Diciamo che dalla lunetta è più preciso Bisconti, però Evangelista intanto realizza il primo. 55-43 Trapani, 56-43, 2-2 Marco Evangelisti, sempre più top scorer.
Paparella, zone press del Trapani. Adesso Ruini, il fallo di Evangelisti. Vedete inquadrati Ruini e Evangelisti. Attenzione però, terzo fallo di Evangelisti, ancora c'è tutto l'ultimo quarto. Partita tutta da decidere, nonostante i 12 punti di vantaggio. Fattori, a segno Rotondo, e il fallo di Santa Rossa. Rotondo, un tiro libero supplementare, vedete Walter Santa Rossa e il lunetta Paolo Rotondo, quadrato di spalle, meno 11. Latina piano piano come le formichine sta rimontando dal meno 16, adesso al meno 10, potrebbe essere meno 10, vediamo, si ripete, anzi no, l'invasione di Ruini, tiro sbagliato di Rotondo, rimangono 11 punti di vantaggio della Scinelco. Santa Rossa, fallo di Santa Rossa su Ruini, stava perdendo il pallone Santa Rossa, il fallo di Ruini, rimessa laterale, ha esaurito il bonus anche Trapani, 11 punti di vantaggio. Giovanni Benedetto chiama time out, vedete inquadrata la panchina della Benacquista Assicurazioni Latina. 1 minuto e 34 alla fine del terzo quarto. Se Latina dovesse chiudere, tu avevi detto all'inizio del a metà del, cioè verso la fine dell'altro quarto, sarebbe interessante se Latina riuscisse a chiudere al di sotto della doppia cifra. Ci può riuscire in questo con un quarto di distanza, anche per mettere un po' di pathos agli avversari, perché adesso stanno giocando sempre sul velluto, perché giocare dai 13, certo, giocare da 13 a 16 punti sopra è molto più facile che non so 6-7 punti. 56-45, vedete rientrare Guarino Bisconti della Scinelco. Si va a riprendere con il pallone per Latina, Paparella a portar palla, Ruini cerca la tripla, Ruini la trova, ecco qui Latina scende sotto i 10 punti di svantaggio, anzi 8 punti di svantaggio adesso, partita totalmente riaperta. Cantagalli, Guarino, recupera Paparella per Rossetti, a segno, meno 6, 56-50. Latina ha regalato un quarto, ma in questo si è ripreso. Certo, anche loro sotto pressione sbagliano qualcosa. Svoboda, Santa Rossa, un po' di fortuna, Santa Rossa. A segno Walter Santa Rossa, 59-50, tiro da 6-75, recupera Guarino, per ultimo a toccare è stato Francesco Guarino, rimessa Latina, 26 secondi, 59-50 più 9, Benacquista Assicurazioni, Fattori alla rimessa, Rotondo, Paparella, ancora Paparella, 8 secondi di possesso palla, va in percussione Paparella, segno Paparella, 59-52, 7 punti di vantaggio della Benacquista Latina. Guarino scarica per Cantagalli, a segno Cantagalli proprio allo scadere, 62-50, e Benedetto il dito su Guarino e su Cantagalli.
arrivare. Ultimi 10 minuti di gioco qui alla Pala Bianchini di Latina, fra la squadra prima in classifica, il Trapani in maglia rossa, Trapani 62, Latina 52, la rimessa di Cantagalli per Guarino, su lui è Paparella, Santa Rossa in panchina per Trapani, intanto c'è Evangelisti, Santa Rossa marcato da Fattori, ecco Walter Santa Rossa, bravo Santa Rossa, nonostante l'opposizione giusta di Fattori, più 12 Trapani, l'ultima a toccare Cantagalli, vediamo, l'ultima a toccare, dice Paparella, l'altro arbitro, vediamo, l'ultima a toccare è stato Paparella, infatti la rimessa per Trapani, vedete, si accusa l'arbitro Ceratto davanti a Benedetto, non protesta Latina, Svoboda, su lui Eruini, ancora Svoboda, bravo Ruini a difendere su Guarino, 14 secondi ancora di possesso e palla per Scinelco, e vediamo Colasanti richiamare verbalmente Ruini, ecco, vedete inquadrato capitano della Benacquista Assicurazione Latina. Svoboda dalla rimessa, Visconti, Cantagalli, Svoboda, sbaglia Svoboda, perso un po' di smalto al tiro Svoboda, poi il fallo di Paparella su Cantagalli per Svoboda, un altro errore dai tre punti, la rimessa effettuata da Guarino, più 12 Trapani, 9-0-9 alla fine, Cantagalli, Guarino cerca l'assistenza a Svoboda, chiude Ruini, 15 secondi per chiudere questa azione d'attacco, sono rimasti alla Scinelco, Santa Rossa, Cantagalli, forza il tiro Cantagalli, sbaglia, Ruini appoggia poi per Paparella, Viano Paparella, rotondo, Rossetti, cerca l'uno contro uno Rossetti, poi scarica su Paparella, 8 secondi di possesso palla, deve andare al tiro, ben acquista, Paparella va in percussione, arresta il tiro, sbaglia Paparella, proprio tanti errori su palle costruite bene, poi errori sotto misura, Guarino, Cantagalli, ancora un recupero di Ruini, Rossetti per Ruini, canestro valido e fallo di Cantagalli, buona questa azione difensiva della Benacquista Assicurazione, 8-0-4, 10 punti di vantaggio del Trapani, esce Cantagalli, entra Evangelisti, nella Latina esce Paparella, entra Panzini, Fabio Ruini, possibilità di scendere nuovamente sotto la doppia cifra, lo svantaggio per i pontini e si torna a meno 9, a meno 9.
Svoboda per Guarino. Santa Rossa. Svoboda, corto il tiro. Visconti, stoppato da Fattori. Panzini. Panzini per Rossetti. Fattori. Non ha il coraggio di tirare Latina. Vediamo se ci prova Rossetti. Scarica esternamente per Panzini. Fattori va alla tripla. Sbaglia Fattori. Visconti per Santa Rossa e poi Guarini. Meno 9 Latina. Ultimi 7 minuti saranno una vera e propria battaglia. Evangelisti. Visconti, Guarino. Perde il pallone Evangelisti. Visconti l'ultima a toccare. Rimessa ben acquista, vedete Luca Visconti. 7 minuti e 0-3 alla fine. Partita comunque riaperta, meno 9. Ecco Ruini, fallo in attacco, blocco irregolare di Paolo Rotondo. Questa un'azione persa, brutta. Banalmente, sì, un'azione banalmente si poteva evitare. Comunque in queste fasi concitate della partita dovrebbe salire in cattedra Ruini. Come ha già fatto comunque in qualche occasione. Certo, è l'unico che potrebbe con qualche bomba rimetterci un po'. A parte il punteggio, il morale, dare quello sprint finale per poter avvenire il miracolo. Santa Rossa, marcatura a uomo strettissima, fallo in attacco di Visconti, si accusa subito Luca Visconti, rientra solo Perto, esce Rotondo. Secondo fallo di Visconti, rientra solo Perto, Ruini per Panzini. Vedete Lorenzo Panzini, Ruini, lui Evangelisti, solo Perto, rimasto tanto in panchina Mattia, solo Perto, Ruini ancora al 2, sbaglia al 2, recupera Guarino. 6 e 20 alla fine, meno 9, pregato due azioni d'attacco Latina. Visconti, marcato da solo Perto. Recupera Rossetti, fallo, doppio, anzi infrazione, doppio palleggio, c'era sembrato onestamente fallo di Santa Rossa, doppio palleggio di Rossetti, così decretato Colasanti, e hanno decretato Colasanti e Ceratto. Dovremo rivedere questa infrazione, non ne siamo convinti. Guarino, stoppato Guarino da Fattori, in inferiorità numerica Trapani, Rossetti, Ruini per Rossetti, rientra, è il fallo intenzionale a Svoboda su Fattori. Su solo Perto, chiedo scusa, vedete Svoboda. Mattia solo Perto in lunetta. 5.39 da giocare. Latini a meno 7. Meno 6. Partita Mario completamente e totalmente riaperta. Certamente, certamente. Evidentemente qualcosa è scattato nella mente dei giocatori locali, l'hanno un po' messa sulla bagarre e il Trapani in questo momento è un po' in difficoltà. Hanno sbagliato parecchie azioni in avanti l'una e l'altra squadra, ma adesso è un momento positivo per il Latina. Quanto conta l'adrenalina in una partita che si dovrà decidere negli ultimi 5 minuti? Sicuramente, sicuramente molto. Loro certo è una squadra molto esperta, perché hanno 4-5 giocatori molto esperti. Però chi lo sa, poi all'ultimo, i minuti finali, l'emozione, la mentalità è basilare. Adesso vedete inquadrata la panchina della Benacquista Assicurazioni, tutto si giocherà in questi ultimi 5 minuti e 39 secondi
Intanto Latina ha ancora il possesso di palla, quindi da meno 6 potrebbe anche arrivare a meno 3 Latina. Ecco la rimessa, Giovanni Fattori. Rossetti. Si è un po' spento Evangelisti per tutta una parte di gara. Rossetti ancora, su lui è proprio Evangelisti. Arresto di Rossetti, sbaglia Bisconti per Evangelisti. Guarino, Francesco Guarino, Santa Rossa, Evangelisti, fallo di Solo Perto su Evangelisti, terzo fallo di squadra, vedete Solo Perto un po' incredulo per questo fallo fischiato. La rimessa effettuata da Santa Rossa. Svoboda. Doppio palleggio anche per Svoboda. E Cerato implacabile, l'ha dato prima a Latina. È lo stesso metodo di giudizio, ha fischiato prima contro Latina e adesso giustamente contro il Trapani. Rossetti. Ruini, vediamo se sfrutta il blocco per andare al tiro, scarica su Fattori, Solo Perto, marcato da Santa Rossa, Panzini, beffato Panzini, sempre meno 6, Santa Rossa, Guarino, canestro pesante, Francesco Guarino anche se è da 2, spezza il pressing della Benacquista Assicurazioni. 8 punti di svantaggio Latina e 8 di vantaggio del Trapani, quindi Santa Rossa è Solo Perto per Rossetti. Fattori, sbaglia Fattori, riconquista però il pallone Ruini, sbaglia ancora l'ultima a toccare Latina, il pallone per Trapani. 4 minuti e 0-3 alla fine. Entra Amoroso, entra esce Rossetti. Rimessa effettuata da Svoboda. Svoboda. Vedete inquadrato Santa Rossa. Evangelisti. Fallo di Amoroso. Ci sembra Amoroso. Secondo fallo. Il Lunetta, Evangelisti. Realizza Evangelisti con un po' di fortuna. Ancora una possibilità per lui. 67-58. 68-58, più 10 Trapani. Panzini, Ruini, possesso palla ancora per la Benacquista Assicurazioni. 58-68, 3 minuti e 33, saranno 3 minuti e 33 di sofferenza, Mario. Sicuramente, comunque 10 punti a questo punto sono tanti, è difficile comunque. Nel basket tutto è possibile. In rimessa Ruini. A canestro Panzini, 68-60,
meno 8, dicevamo tutto è possibile nel basket. Santa Rosa, Bisconti, Evangelisti, marcato da Amoroso, sbaglia Evangelisti, rimbalzo di Soloperto, Ruini, 3 minuti alla fine, Fattori per Panzini, ancora tiene il pallone Lorenzo Panzini, Ruini su lui e Svoboda, scarica poi per Amoroso, cerca la tripla e la trova Francesco Amoroso, meno 5, Latina meno 5, parziale di 5-0 per i Pontini, Santa Rosa. Svoboda, a segno Svoboda, '70-63 Trapani, Ruini cerca la percussione, alza, a segno, a segno Fabio Ruini, due minuti alla fine, 5 punti di vantaggio del Trapani, poca cosa, Evangelisti, ancora Evangelisti, il fallo. Il fallo fischiato contro la Benacquista Assicurazione, contro Soloperto ci sembra. In lunetta Marco Evangelisti. In lunetta Marco Evangelisti. A segno Evangelisti, primo tiro libero. A segno ancora. 27 punti di Evangelisti. 17 nei primi due quarti. Ruini, la tripla dalla lunghissima distanza, sbaglia, rimbalzo di Fattori. Beffato dal canestro, dal ferro, c'è però fallo su di lui, 1:44 da giocare, 7 punti da recuperare per la Benacquista Assicurazioni. Vedete inquadrata la panchina della Benacquista Assicurazioni Latina, coach Salzano oramai in tenuta bianca, ha tolto il giubbino rosso, 1:44 alla fine, 72 Scinelco Trapani, 65 Latina, 24 punti per Latina di Fabio Ruini, 27 di Marco Evangelisti per il Trapani. Insieme a Soloperto, l'unico a superare la doppia cifra per Latina e anche un altro a superare la doppia cifra per Trapani, un altro solo, è precisamente Santa Rosa, sbagliato Fattori il primo tiro libero, ancora una possibilità per lui con i piedi per terra, sbaglia ancora, rimbalzo conquistato dal Trapani, purtroppo per Latina, sprecati due liberi, Guarino, Svoboda, Evangelisti, il pressing del Latina, chiede l'attacco all'uomo Salzano, Guarino, è libero Evangelisti per la tripla, sbaglia, 70 secondi, 75 secondi alla fine, vediamo, bisogna tirare dalla lunga distanza e perde il pallone Latina su questa azione sbagliata di Fattori, passaggio troppo lungo per Soloperto, un minuto esatto alla fine, Guarino, Evangelisti, il pressing aggressivo del Latina, Bisconti, l'ultimo a toccare è Fattori, 49 secondi,
esce Fattori, rientra Rossetti. Nella ben acquista assicurazioni, Svoboda per Santa Rossa. Visconti, Evangelisti cerca la tripla, Evangelisti la trova proprio allo scadere. Più 10, e a questo punto veramente 40 secondi alla fine. Trapani conquista la vittoria. Peccato, Latina ha sbagliato tutto nel secondo quarto, concesso troppo al Trapani, poi la rimonta lenta, ma Trapani la prima in classifica. Santa Rossa, 25 secondi alla fine, Guarino, ancora Guarino, fallo di Rossetti su Francesco Guarino, maestro Guarino nel tenere la palla e nel farsi fare fallo. 18 secondi alla fine, Guarino in lunetta a segno, 76-65, 77-65, Panzini, ancora Panzini per solo Perto, oramai partita finita, a segno Latina di solo Perto, vale solo per i marcatori, 14 punti solo Perto, termina la partita, 77-67 per il Trapani. Latina lascia via libera alla capoclassifica del girone B della Serie A dilettanti. Marco! Marco! Guarda lassù! Guarda lassù! Sì. Guarda, guarda, guarda. Allora, Marco Evangelisti, vittoria del Trapani, un tretello, niente male. Siamo in una condizione un po' brutta, però ogni partita tiriamo sempre fuori qualcosa in più e il gruppo è stupendo e vinciamo tutte le partite. Avete avuto qualche difficoltà nell'ultima parte della seconda parte di gara? Sì, abbiamo avuto, loro sono Latina, una grande squadra anche loro, giustamente non ci stavano a essere sotto e sono stati bravi a rimettersi in partita. Noi non abbiamo mai mollato e alla fine abbiamo vinto. Dove vuole arrivare il Trapani? Partita dopo partita a vincere tutte. Bocca al lupo. Crepi, ciao. Mattia, Mattia! Mattia solo aperto, ancora una volta, almeno questa è la mia impressione, un quarto regalato agli avversari, il secondo così come domenica scorsa da Grigento. Sì, non siamo riusciti di nuovo a difendere come dovremmo fare per 40 minuti, purtroppo questa è una buona squadra e se non difendi con continuità ti punisce, questo è ciò che hanno fatto. Poi siamo dovuti, abbiamo cercato di rincorrere per tutta la partita, ma purtroppo ogni nostro break loro rispondevano con un altro break e non siamo riusciti a rimarginare quello che avevamo perso per strada. Nessun rimpianto quindi per la partita, qualche cosa in particolare che avreste potuto fare di più? Beh, sicuramente ci sono tantissime cose che dobbiamo migliorare, dal giocare meglio insieme, aiutarci difensivamente quando un compagno viene battuto, ci sono tante cose che comunque non sta a me dire, ci sarà chi lo dovrà dire, chi ci dovrà migliorare in questa situazione. Bocca al lupo per domenica prossima. Crepi, grazie. Mattia! Sono contento di... No, no, ha tolto il DVD. Quindi voglio dire, cavolo, non è che mi scelgo gli altri, i giocatori mi scelgo da soli e onestamente come ho fatto Latina e come penso di aver fatto Trapani, il Pallacanestro ha fatto una buona squadra di persone che stanno bene assieme. Ok,
bocca al lupo, ci vediamo, sentite. Bello. Grazie. Giovanni Benedetto, coach del Trapani. Dopo i primi due quarti sembrava una partita chiusa o non ci credevi? No, abbiamo dovuto continuare a giocare per 40 minuti, sono rientrato a meno 5, è vero che comunque i ritmi di partita li abbiamo sempre gestiti noi e diciamo che è una partita che abbiamo vinto, penso, meritatamente. Su un campo di una squadra che secondo me ha delle buone qualità tecniche nei singoli individui, che però oggi probabilmente sta vivendo un periodo di stanca, però io voglio troppo bene Latina, quindi dico che bisogna tenere duro nei momenti di difficoltà. I momenti di difficoltà sono dove poi alla lunga escono fuori i veri valori poi dei singoli giocatori, e Latina secondo me è composta da buoni giocatori, allenata da un buon tecnico come Salzano, che ho avuto il piacere e la fortuna di avere con me nell'anno fantastico che Latina ha attraversato con la promozione in Lega 2. Oggi si fanno probabilmente degli errori, un po' di inesperienza, ma sono convinto che questa è una società sana, forte, e saprà reagire bene alle varie difficoltà che incontrerà questo campionato, e sono convinto che riuscirà ad arrivare tranquillamente tra le prime sei e il prossimo anno partirà probabilmente per fare qualcosa di migliore, probabilmente proverà a ripetere quell'impresa storica che riuscì solamente a me. Grazie Giovanni. Gigi. No, ma mi siedo io, così mi riposo io. Allora, Gigi Salzano, stanchissimo alla fine di una partita, sempre a rincorrere. Una domanda secca: perché sempre quel secondo quarto? Beh, io non dormo dal secondo quarto di Agrigento. Potrei essere qui un'ora a dirvi tante cose e non dirvi nulla alla fine. Bisogna entrare nella psicologia dei giocatori, della squadra, eppure l'avamo provata. Io avevamo lavorato su per non far prendere la palla ai Evangelisti, rischiando pure sugli altri per non far entrare lui in partita, e poi però c'è il campo che ha detto il contrario. Quando Evangelista è stato praticamente immarcabile nei primi due quarti, il suo terzo tempo, la sua cavalcata ha fatto fuori tranquillamente Amoroso, tutti quelli che sono andati alla sua marcatura. Ma abbiamo iniziato col nostro miglior difensore che è Rossetti, e però non riuscivamo. Il problema è che per difendere su un giocatore così dobbiamo difendere di squadra, non è possibile dare il compito a un giocatore solo. Avevamo visto delle cose, ho chiamato le sospensioni, ho detto di cambiare anche il ritardo sui blocchi per Evangelisti, però purtroppo non è stato così. Giusto quando è entrato Paolo Rotondo ha capito quello che bisognava fare e siamo riusciti a limitarlo, anche se poi alla fine ha ripreso a segnare. Però rispetto comunque è stato un altro latino. Diciamo che abbiamo reagito, però quando si prendono dei parziali così grandi contro squadre come Trapani è molto difficile recuperare. Probabilmente abbiamo pagato il dispendio di energie che abbiamo messo per recuperare, e poi alla fine negli ultimi 4 minuti, 3 minuti e mezzo non siamo stati lucidi quando stavamo a meno 6 anche con la palla in mano, se non sbaglio, e non siamo stati lucidi ad attaccare, e abbiamo poi risubito i canestri di Trapani. Grazie. Dai Gigi. Lo so. Allora, io c'è uno che oggi ce l'ho qua sopra.